Approvato il bilancio del Parco San Rossore, via libera in ritardo del Consiglio regionale al consuntivo di esercizio 2021 dell'ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Gli affreschi perduti del Pontormo a Palazzo del Pegaso, la mostra del pittore Alessandro Vannini dedicata al maestro empolese. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Ancora un bilancio in ritardo, come sottolineato dalla stessa presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, a causa del processo di riorganizzazione dell'ente e della carenza di personale. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Beh, abbiamo approvato il consuntivo 2021, un consuntivo che riguarda un anno in cui c'è stato il cambiamento della presidenza. Il presidente Bani è subentrato con la nuova rappresentanza della comunità del parco a luglio, quindi è un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse. In ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala, credo, già un primo cambiamento di passo, perché se leggiamo le cifre, i dati del bilancio, vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del parco, attività agricole, zootecniche e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel parco si sviluppano è aumentato. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate, ma credo che la Presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità, quello di cui c'è bisogno, perché il parco è un bene di tutti, è vero, ha un pregio anche naturalistico, ambientale, e questo va protetto, però è anche un patrimonio che può essere maggiormente fruito, ecco, dai cittadini, dalle persone, cogliendo anche questa sensibilità sempre maggiore che si dimostra verso la natura, verso il turismo verde, ed il parco può offrire infinite possibilità. Vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane: c'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica, e il parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore, che riguarda la tenuta di San Rossore, che è all'interno del parco e prima era tenuta del Presidente della Repubblica, che prevedeva che il Quirinale versasse alla Regione Toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno, che equivalgono a 2 milioni di euro. In realtà la Regione Toscana versa al parco circa 800 mila euro l'anno. Quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la Regione li trattiene, anziché per San Rossore, nella pancia del bilancio regionale, oppure se quei soldi non arrivano. Quindi vogliamo capire meglio questa vicenda, intanto la segnaliamo, ma stiamo facendo gli atti opportuni per poterla mettere in maniera più decisa alla luce della pubblica opinione. La valutazione è sbalorditiva, perché dopo, diciamo, sempre le stesse cose, arriviamo sempre in ritardo, viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa, e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione, vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona, quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Ecco, sono cose che dovrebbero essere approfondite. Sicuramente la Regione Toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi, dovrebbe veramente porci un pensiero, un'attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli, perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi, e quindi bisogna prendere una decisione: o si finanziano o
o si cambiano le persone, perché qualcosa vuol dire che non funziona. Forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato. Andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento, dell'impegno economico da parte della Regione Toscana, che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la Regione Toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio, che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale, e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco. Anche qui è stato rilevato, per esempio per il parco Migliarino San Rossore, per quanto riguarda il bilancio consuntivo 2021, addirittura una cifra superiore a 1 milione per le quote non pagate. E in particolar modo il comune di Vecchiano, a mia richiesta precisa agli uffici del parco Migliarino San Rossore, risulta ad oggi ancora in ritardo di ben 228.000 euro. Anche questi aspetti sono aspetti che evidentemente fanno riflettere su quella che è probabilmente la necessità di ripensare l'approccio ai parchi della Toscana e probabilmente ragionare su una governance che possa gestirli tutti quanti, anche con differenziazione di impegno economico, perché evidentemente siamo di fronte a parchi che hanno caratteristiche e anche un'ampiezza differente. Cambiamo completamente argomento, parliamo di arte. È stata inaugurata a Palazzo del Pegaso la mostra di pittura Gli affreschi perduti del Pontormo, i due cantieri di San Lorenzo, dell'artista fiorentino Alessandro Vannini. Le opere si basano su alcuni schizzi originali del Pontormo e su un piccolo numero di copie posteriori. Anche in questo caso sentiamo le interviste. È una mostra che viene da lontano, è tutta la vita che ho questa ossessione. Esattamente dal 1956, quando il sottoscritto 17enne visitò la mostra di Palazzo Strozzi sul Pontormo e la prima maniera fiorentina. Da quel momento entrò una specie di virus dal quale non mi sono mai liberato. Qui presento una prima versione del 1971, che è quella, i quattro evangelisti ascendono in giudizio, e il resto sono opere recenti degli ultimi 3-4 anni. In tutto questo frattempo io ho lavorato, ricostruito, distrutto, ricominciato, mai soddisfatto evidentemente dei risultati. La ricerca continua tuttora, anche se in questi ultimi tempi c'è stato uno scarto di binario, nel senso che anziché una ricerca filologica rigorosa sui testi, cioè sui disegni originali del Pontormo, mi permetto libere digressioni e fantasie assolutamente personali che mi guardo per ora dall'esporre. In seguito vedremo. Accanto a questi presunti reperti recuperati, e non sono recuperabili, ci sono come delle fotocronache dei due cantieri di San Lorenzo. Il primo del 1554, quando l'affresco cominciò, fino al 1556, quando la morte del Pontormo ne impedì la conclusione. Il secondo, 180 anni dopo, nel 1738, quando, per ragioni che è meglio non dire, l'affresco venne distrutto volontariamente per ragioni varie, fra cui anche il sospetto di eresia. Erano affreschi non conformi alle direttive del Concilio di Trento. La distruzione purtroppo è radicale, non è possibile recuperare niente, per cui il materiale che abbiamo sono 30 disegni originali del Pontormo, pochissimi dei quali esaustivi. Molti sono degli schizzi importanti perché mostrano l'autore che fa germinare l'idea, quindi molto belli, molto straordinari, ma poco esaustivi, perché dovevano essere diversi dalla versione finale sul muro. Io, basandomi su questo scarno materiale, ho tentato di immaginare come fossero questi affreschi. Mi sono avvalso del parere e dell'appoggio di personalità come Janet Cox Rerick, Carmen Bambach,
Filippo Costamagna e altri ancora. Nasce dal, intanto, diciamo, il progetto, lo studio che il Vannini ha fatto su questo tema è di parecchi anni, decenni. E qui abbiamo anche la prima opera che lui realizzò nel 1971, quando cominciava a studiare l'argomento, perché ha sempre avuto questa passione, cercare di capire, ricostruire quello che poteva essere questo capolavoro fiorentino, che, di cui non sono rimaste tracce. Io conosco Vannini, lo seguo il suo lavoro da molti anni e devo dire, in questa occasione sono veramente particolarmente orgogliosa del risultato di questa mostra. L'abbiamo ideata un po' in base allo spazio, bellissimo, e quindi le tre stanze le abbiamo adibite a tre momenti diversi. L'affresco si fa, e quindi abbiamo il pontormo sul ponteggio che sta dipingendo, l'affresco si distrugge e l'affresco si recupera attraverso l'opera di Vannini, un grandissimo artista. È un artista storico, lui si occupa di storia e la sua bravura nel disegno, nel dipingere, cioè ci riporta a quello che è stata la storia della Toscana principalmente, perché i temi che lui ha trattato sono tanti, oltre a questo gli affreschi perduti del Pontormo e poi il Sacco di Prato, più diverse mostre anche su questo argomento, e la cattura del Savonarola, la battaglia in San Marco, cioè le varie battaglie, insomma è un artista che merita veramente grande considerazione. Chiudiamo con il calcio. Il Consiglio regionale ha premiato la squadra dell'Arezzo Calcio Femminile che nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita. A consegnare il riconoscimento il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo. Sentiamo. Questo è un premio all'impegno, alla passione, alle competenze, a chi ci ha creduto, ci crede e continua a crederci. I risultati della squadra femminile di Arezzo sono davvero incredibili, risultati che li portano in Serie B e li portano agli onori della cronaca proprio per il percorso che è stato fatto. È bello che sia stato realizzato anche un videodocumentario che racconti e trasmette un messaggio positivo, un messaggio di speranza, credere nei propri sogni e con l'allenamento, con l'impegno, con la passione, questi sogni possono essere raggiunti. Un grazie di cuore al presidente Ceccarelli per aver voluto questo riconoscimento, per averci segnalato questa storia di successo e perché con questo messaggio davvero si trasmette a tutte le ragazze la voglia, la forza di crederci e di credere nei loro sogni perché possono essere raggiunti. Sicuramente ringrazio tutti per l'invito, per noi è un onore e è anche una cosa bellissima perché sappiamo bene quanto sia importante per il calcio femminile tutto questo, sta crescendo molto e se noi abbiamo potuto fare qualcosa, seppur piccolo però comunque grande, siamo lieti di essere anche qui presenti per questo invito. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni, non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto, perché non esiste lo sport giusto, se questa è la tua passione è giusto seguirla. Per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne, diciamo così. Allora, c'erano tutti buoni propositi, avevamo grandi obiettivi e forti ambizioni, e serve molto in questo sport una forte ambizione. Quindi ci aspettavamo sì, ma il risultato che poi abbiamo ottenuto è stato veramente maggiore rispetto alle aspettative. Ma la ricetta è lunghissima, la formula non esiste, una matematica nel calcio, come sappiamo ci sono tante cose che possono andare non proprio come calcolato. Diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta. Sì, la squadra, le ragazze, le singole, ma poi il gruppo, ciò che
viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio. Tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato. È un bel riconoscimento che andava fatto per un grande successo di queste atlete, che è un successo calcistico ovviamente, però anche un successo personale, perché sono ragazze che comunque hanno iniziato a fare calcio contro tutti e contro tutte, perché erano da sole a giocare a calcio in squadre di tutti i bambini o di tutti i ragazzi. Quindi la loro forza, la loro volontà di portare avanti una passione, un sogno, è stata sicuramente ed è sicuramente di esempio per tutte le bambine, perché appunto non ci sono sport da uomini o da donne, lo sport è di tutti, e quindi questo riconoscimento è anche per la forza di volontà che hanno avuto ad andare avanti e a credere nel proprio sogno. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.